Si accomodi a sì, tavolo. Sì, grazie, ok. Il vostro addio porto 20.000 donne. Il ragioniere disse no. E allora portò la Francesca e tutti dissero di sì. Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho. Ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho, non ne ho. E venne un altro col berretto che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse no, ma io portai un po' di vino, io che di donne non ne ho, non ne ho. Oggi vi parleremo di una delle bevande alcoliche più amata da tutto il popolo mondiale, che è il vino. Pensate che circa 2 milioni di anni fa, nella zona di Montevarchi, famosissima e conosciutissima in tutto il mondo per quanto riguarda il vino, furono scoperti dei reperti fossili di lignite e pezzi di tralce di vite Vitis vinifera. Studi recenti tendono ad associare i primi degustatori di tale bevanda già al Neolitico. Si pensa che la scoperta fu casuale e dovuta a fermentazione naturale avvenuta in contenitori dove gli uomini riponevano l'uva. Le più antiche tracce di coltivazione della vite sono state rinvenute sulle rive del Mar Caspio e nella Turchia orientale. Ora, se venite con noi, andremo a curiosare in una delle cantine più conosciute in tutto il mondo ed è quella di Arnaldo Caprai a Montefalco. Seguitemi! Cosa stai cercando di fare? Diciamo che vuoi sapere se appunto Caprai cioè distribuisce anche all'estero, precisamente a Miami. Beh, diciamo che fondamentalmente sto cercando di legare, internazionalizzare il più possibile la presenza italiana, e nel caso specifico Umbro, nei settori di maggior sviluppo americani, e quindi se è possibile attraverso collaborazioni anche da un punto di vista di public relations, che è quello che poi mi interesso negli ultimi anni. Si cerca attraverso degli articoli e poi eventuali progetti futuri di promuovere la presenza italiana e potenzialmente Umbra, perché la nostra realtà, negli Stati Uniti. Anche perché comunque noi, guarda, Made in Italy, a parte, vabbè, siamo amatissimi in tutto il mondo, questo si sa, perché ogni volta, cioè tipo, per chi mi conosce, comunque io ho vissuto un po' a New York, cioè chi ti vede quando... Cioè, già quando ti vede come sei vestita, oh, I like your dress, I like your style, che comunque amano la nostra moda, no? Che appunto viene da Milano, no? Che è l'epicentro proprio, diciamo, del fashion, no? E a parte questo, però amano molto anche il nostro cibo, quindi tutto ciò che è food, che è bevande, insomma, praticamente questi ci amano, insomma, quindi siamo made in Italy, I love made in Italy. Io sono fiera di essere Umbra, proprio, e portiamo questa nostra bellezza appunto all'estero. No? Un saluto speciale a tutte le persone che ci stanno seguendo. Quella che vedete è la tenuta della famiglia Arnaldo Caprai, leader mondiale del settore del Sagrantino. Ora scendiamo ed andiamo a visitare l'azienda. E finalmente siamo nel regno del Sagrantino, nel cuore dell'azienda di Arnaldo Caprai, e a breve sarà qui Marco Caprai, il titolare dell'azienda, e sentite cosa ci dice ai nostri microfoni. Caprai nasce da una intuizione di mio padre, che è un imprenditore, che nel 1971 ha pensato di operare una prima diversificazione dal mondo del tessile, dell'arredamento per la casa, al mondo dell'agricolo, alla produzione di vini nel territorio di Montefalco. Perché scegliere vino Caprai? Perché Arnaldo Caprai è una garanzia di un vino di qualità, di un vino prodotto secondo tutti i crismi, secondo le regole della buona agricoltura, e perché all'interno della bottiglia ci sono 45 anni di storia che gli uomini di questo territorio hanno messo insieme come esperienza di successo. Come siete riusciti a diffondere i vostri prodotti e fino a dove è arrivata la vostra distribuzione? Ma siamo riusciti a diffonderli attraverso la qualità. Il vino ha questo straordinario supporto che le guide internazionali, la critica del vino, attraverso i punteggi, attraverso i premi che l'azienda nel tempo ha ricevuto,
hanno posto l'azienda all'interesse dei grandi buyer, dei grandi compratori internazionali, e quindi in qualche maniera oggi l'Arnaldo Caprai nel mercato internazionale è la prima scelta per quanto riguarda il vino umbro. Noi abbiamo la fortuna in Italia di avere fortuna sfortuna di avere tante regioni, questo di avere anche tante denominazioni. Nel caso nostro l'Umbria si riconosce principalmente per la qualità dei vini espressi nella qualità del Sacrantino, quindi un operatore internazionale quando deve fare una scelta di in qualche maniera di avere nella sua offerta la carta dei vini dell'Italia, delle regioni italiane, al momento che arriva all'Umbria si ferma sul Sacrantino e successivamente inizia a fare una scelta su quelli che possono essere già impegnati di operatori, quelli che sono già presenti sul mercato, quelli che non lo sono, e probabilmente Caprai è la prima o la seconda, la terza scelta che l'operatore prende in considerazione. Questo ci ha permesso che laddove il vino italiano, laddove si apre un ristorante italiano che vuole avere una carta dei vini italiana e quindi vuole aver rappresentata anche la nostra regione, lì è possibile che ci sarà prima o poi un ordine di prodotto. Certo. Ecco, noi oggi siamo in una quarantina di paesi, alcuni anche molto, molto particolari, ovviamente sono magari mercati molto piccoli, mercati grandi sono gli Stati Uniti, la Germania, il Canada, ma i mercati, poi esistono tanti piccoli mercatini dove l'Italia si affaccia, noi siamo presenti in mercati come il Perù, la Colombia, la Turchia, che è un paese islamico, quindi con tutti i problemi dei paesi islamici, così come Dubai e gli Emirati Arabi, così come per esempio paesi come possono essere Taiwan o paesi molto, insomma, per carità, dove non è scontato, non è nemmeno facile poter arrivare a vendere del vino. Siete soddisfatti di quello che ora è Caprai? Avete altri obiettivi? Ma certamente noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ma nessuna azienda potrebbe vivere a lungo se fosse soddisfatta, se fosse sempre soddisfatta. Quindi ecco, con la consapevolezza di aver fatto delle belle cose, poi c'è la necessità di avere quella insoddisfazione naturale per poter avere successo. Ti ringrazio Marco, veramente un saluto se me lo puoi fare al blog che è molto seguito, Selfie Made Girl. Beh, un grande saluto a Selfie Made Girl. Cioè, ragazza fattasi da sola. Grazie Marco. Un grande saluto a Selfie Made Girl. Bravo, Deborah Cattoni che sono io. Grazie Marco e un abbraccio, alla prossima, al prossimo tournée, magari torneremo per Cruciani, per il gruppo tessile, no? Perché no, possiamo tornare per Cruciani a cenare, a bere il vino, magari vediamo un po' se entro l'anno riusciamo a avere questa prima del nostro film. Inviti? Sì. Certo, perché le prime si invita la stampa, ecco. E quindi perché non invitare la stampa? Alla prima di questo nostro movie girato con, insomma, le di origini italo-basche, nato in Uruguay, che vive a Miami. Ciao. Cioè, da paura, qua a Miami abbiamo un connubio perfetto, qua, infatti poi lascio la mia parola a Francesco. Charlie Arthur Howland, che perde il palato e che gira il mondo del vino per ritrovare le sue origini, il suo palato e tornare ad essere un grande sommelier attraverso le storie del vino. Vorrà vedere questo film e sarò sicuramente all'anteprima, al festival, insomma, ci sarò. Vino, vino, eccolo qua. Vino.